Buongiorno mamme, buongiorno papà, buongiorno alla redazione di mamme.it. Mi chiamo Giuseppe Felice, sono pediatra di famiglia, sono appassionato dell'ergologia pediatrica e grazie alla richiesta della redazione ho accettato di poter spiegare in questi pochi minuti un concetto fondamentale, cioè capire che cosa sia l'infezione da virus respiratorio sincizionale, quella temibile agente eziologico che insieme a un altro virus, il rinovirus, può provocare la bronchiolite, un'infezione di cui si parla molto in queste settimane, che interessa bambini molto piccoli, di poche settimane, di pochi mesi, anche particolarmente prematuri, cioè sotto le 35 settimane, che vanno incontro, avendo una condizione di fragilità, a una ingravescenza di una forma inizialmente nata come infiammazione delle alte vie respiratorie, ma che può portare a una difficoltà non solo respiratoria, ma anche di alimentazione e quindi a uno stato di sopore che spaventa molto non solo i genitori, ma anche i pediatri che poi devono assistere questi bimbi. Nei casi più semplici li assistiamo a domicilio, nei casi più importanti è necessaria l'ospedalizzazione. Come si arriva a ciò? Si arriva ad una insufficienza respiratoria perché vengono a mancare proprio gli scambi di ossigeno CO2 e quindi il bambino diventa poco reattivo e non si alimenta, dorme molto e quindi la mamma si spaventa e si allarma. Perché l'anno scorso non c'è stata questa epidemia? Perché eravamo preoccupati ad affrontare un altro problema più grosso, la pandemia da coronavirus. Ma se ci pensate bene, ci è voluto una pandemia per farci capire l'importanza dell'igiene delle mani. Questo lo trovo assurdo, paradossale, se vogliamo. Quindi abbiamo imparato a igienizzarci le mani, ad adottare la mascherina, ok? E quindi siamo andati bene, ci siamo dimostrati essere abbastanza bravi, ma quando sono cominciate a venire meno queste direttive, cioè adesso pochi usano la mascherina con criterio, pochi si lavano le mani con criterio e quindi ecco che emergono le prime difficoltà. Pensate che molte volte abbracciamo i nostri bambini senza esserci lavati le mani, magari ancora indossando una mascherina contaminata. Siamo rientrati da una giornata di lavoro, abbiamo preso i mezzi pubblici, rientriamo a casa e sbaciucchiamo i nostri bambini. Questo è l'errore più grosso. Okay? Quindi dobbiamo continuare a proteggere. Noi pediatri curiamo i bambini, ma voi genitori dovete prendervi cura. Allora prendiamoci cura tutti insieme dei nostri bimbi, laviamo le mani con acqua e sapone, igienizziamole con una soluzione alcolica, gettiamo la mascherina che abbiamo utilizzato all'esterno, ok? Indossiamone una pulita quando siamo raffreddati. Perché questo? Perché sappiamo bene che il bambino più è piccolo, più è fragile, più è esposto alle infezioni. Quindi se già ha un fratellino o una sorellina che frequenta la scuola dell'infanzia, la scuola materna, torna a casa e con tanto amore sbaciucchia il fratellino o la sorellina appena nata, trasmette inevitabilmente le particelle di questo virus al bambino, al fratellino appena nato. Così la mamma, che magari starnutisce non nell'incavo del gomito come ci è stato insegnato per il coronavirus, ma sulla propria mano, poi tocca il cellulare, poi il bambino, il neonato, ecco che trasmettiamo anche attraverso le goccioline di saliva, il nostro virus respiratorio sincizionale che a noi può non fare nulla, ma al piccolino può portare gravi conseguenze. Quindi raccomandiamo sempre le misure igienico-sanitarie che abbiamo imparato per affrontare la pandemia ed evitiamo che diventino queste tipiche caratteristiche di una, cioè la mancata osservazione di queste misure diventi la concausa delle infezioni da virus respiratorio sincizionale. La terapia medica è una terapia di supporto, lavare il naso del bambino, umidificare l'ambiente e cercare di cambiare spesso l'aria di casa, ma mantenere il bambino in un ambiente caldo, umido, umidificato.
Non ci sono dei protocolli di terapia antibiotica perché questo è un virus. Non ci sono protocolli di terapia cortisonica o broncodilatatrice. Sarà comunque il pediatra a valutare, secondo la gravità della situazione, secondo l'età del proprio paziente, del proprio assistito, la necessità, la possibilità di curarlo a casa o la necessità di un ricovero in ospedale. Quindi ricordiamoci che noi pediatri curiamo, ma voi genitori dovete prendervi cura. Prendiamoci cura insieme dei nostri neonati, dei nostri bambini e cerchiamo di affrontare anche questa ulteriore prova, ulteriore battaglia, ma sono convinto che con la massima fiducia nei confronti dei pediatri e la fiducia che in un rapporto medico-paziente si possa instaurare, riusciamo sicuramente ad affrontare e superare anche questa. Grazie a tutti e arrivederci.